E benvenuti bricchini e bricchini, siamo tornati qua con un nuovissimo video di Clash Royale, come sentirete probabilmente di sottofondo musicale. Andiamo a parlare di alcune cose e facciamo qualche partita. Buona visione! Allora ragazzuoli, siamo qua su Clash, stagione numero 15, Set Sail for War, che sarà la stagione della Clan War 2.0. Ragazzuoli, le Clan War non ho ancora ben capito come funziona, so solo che hanno buttato giù la nostra bot, la nostra nave, quindi ho dovuto utilizzare i miei attacchi. Qui sotto nei commenti, ragazzi, aiutatemi perché sta veramente diventando difficile capirle. Secondo me ci metterò ancora un po'. Il video in questione, oltre a vabbè, noi siamo, apriamo un bauletto che schifo non si fa. Ragazzi, siamo a 2 milioni e mezzo quasi di oro. Non male. Siamo a 5.199. Tenteremo tre attacchi. Come vanno, vanno. Spero di non incavolarmi troppo, diciamo. Il video è un video, diciamo, domanda per voi. Io onestamente non so se shoppare questo pass. Allora, il pass è bello. Ah, questa skin che è molto molto carina. L'emote, onestamente, sì, bella o quel che vuoi, cioè con il coso che scende. Però abbiamo anche una skin gratuita. Io non so shoppare, onestamente. Sarà un peccato perché non ho mai shoppato. È comodo soprattutto per me, per cosa? Per il ciclo dei bauli. Perché voglio fare un video pazzesco, oramai secondo me supererò i 600.000 punti stella quando farò il video, vorrò farlo come speciale, l'ho già detto, quindi è comodo. Comunque qua sotto i commenti fatemi vedere in primis se avete comprato e in secondo se secondo voi conviene ancora comprarlo, perché secondo me Clash Royale sta un po' scendendo, però è un gioco che io mi piace, è un gioco che continuo ad utilizzarlo tutti i giorni da quasi 4 anni, forse 4 anni da sta parte. E quindi mi spiacerebbe non portarlo sul suo canale. Magari scenderà un po', però di certo non lascio. Fatemi sapere come pensate. Detto questo, il mio classico deck è questo. Io una partita con il mio classico deck lo faccio. È un deck che funziona. Poi ne facciamo magari qualcuno che troviamo tra, non so, i top mondiali. Vediamo. Cominciamo con questo. Facciamoci una partitella. Tre partite, tre vittorie, tre perse, tre pareggi. Non mi interessa. Come va, va? Ah, siamo contro l'Alit Bandari. La partenza è molto buona, la mia. Io aspetterei un secondino. Ecco, appena detto, devo zappare e qua riparto. Se mi combeccato contro Logbait, sappiate che mi è counter da far schifo. Se è Logbait, è super counter, eh? Ve lo dico subito, eh. Che pazienza, che pazienza, che pazienza. Magikarcher, vediamo un po'. Come ha fatto a ciclare così velocemente un barile? Vabbè, bandito. Lui adesso probabilmente metterà, esatto, metterà l'orda, perché era logico mettesse la Goblin Gang. Però, vabbè, dai. Ragazzi, questa la dico io, eh. Questa è già persa. Non ce n'è, questa è già persa, eh. A certezza, perché il gioco non può farmene vincere una. Vabbè, non è un problema, non è un problema, con calma. Letto Wizard. Andiamo all'attacco subito. Vediamo se riesco a. Ragazzi, le ha tutte per fermarmi, tutte per attaccare. Quando dicono che il gioco è scriptato, ragazzi, vuol dire questo. Il gioco è scriptato nel senso che quando vuole farti perdere, puoi star lì quanto vuoi e perdi. Perché questo, ragazzi, è un matchup quasi. Quasi esclusivamente impossibile a vincere. Diciamo un po' che tre colpi, due colpi, neanche il terzo mattina. Peccato, ragazzi. Vabbè, io vi porterò a sconfitta. Non mi interessa niente. Stiamo giochicchiando giusto per. E niente. Ma perché non porti solo vittorie, ragazzi? Io registro quello che viene fuori, viene fuori. Il divertente è questo anche. È divertente perché molte volte è ma che sfortuna. Qua mi devo lasciare rettare. Mi devo lasciare rettare e devo preparare l'attacco col Pekka. Devo preparare l'attacco col Pekka e sperare che non abbia nulla di grosso che possa fermarmi.
Mettiamo Magic Archer davanti. Adesso l'arciere si fermerà, molto probabilmente. Ottimo. Qua devo difendermi un minimo, perché sennò qua ci perdo troppo facilmente. E carichiamo sinistra, a destra, carichiamo a destra. Zappa. Dai che entra lit è entrata, questa è una buona cosa che lit sia entrata. Perché se lit non entra, gli sto facendo bei danni, eh. Gli sto facendo proprio bei danni, sincero, eh. Non so se riesco a girare velocemente due veleno, secondo me non ce la faccio perché lui tirerà la razzo, poi certamente. Appunto, appena detto. Ragazzi, io ho quasi anche vinto, però quando gioco decido di farti perdere, perdi. Vabbè, non è un problema. Io dicevo, leaderboard. Vediamo se posso utilizzare uno dei primi deck. Usiamo il primissimo. Primo deck. Ma oddio. A parte i draghi, posso copiare il deck. Lo buttiamo in questo. Lo incollo. I draghi ce l'ho l'uno. Io farei così. Io cambierei il draghi con. Ah, io metterei il moschettiere. Proviamo questo deck. Non so che deck sia, non mi interessa. È giusto per divertirci un po', anche per capire che non sono l'unico che porta sempre solo lo stesso deck. È divertente, ci proviamo. Allora, io direi che una capanna goblin centrale per iniziare schifo un po' pari. Ci prendiamo un Glazier in più. Carichiamo. Su qua adesso andrà dritto per dritto. Ottimo. Io direi che metto avanti subito. Ah, no, 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 che sfortuna! E questa è decisamente sfortuna. Perché in quell'istante dovevi tirarmelo? Vabbè, una hit mi arriva, basta, solo una hit. Metto il bandit. Qua forse una hit la becco, però potevo difendermi meglio, era decisamente meglio, però così ho evitato guai grossi. La capanna goblin devo tenermela per la sua Valchiria, che adesso arriverà puntualissima la Valchiria, secondo me. Difatti, capanna goblin, difendiamo. Qua c'ha sia il moschettiere alla faccia. Beh, allora poi ragazzi, dai, sta andando bene il video, eh? Cioè, sono in forma oggi. Va bene, con calma, con calma. Cambiamo lane, non diamogli possibilità di attaccare. Appena detto, eh? Va bene, va bene, va bene, va bene. Mettiamo questo qua. Qua dovrei riuscire a difendermi. Va bene. Ora, se voglio ripartire, devo partire adesso, più o meno. Ma come difendiamo con questo? Non dovrebbe riuscire a entrare una hit, credo. Carichiamo il gigante Royal da dietro. E adesso ci prepariamo a difendere come non mai. Ok. Ragazzi, è pazzesco, comunque, quando il gioco vuole farti perdere. Mannaggia. Guarda che quei mini pecca lì. Va bene, non dico niente, non dico niente, so poi mi arrabbio, quindi siamo tranquilli. Il gioco 2 vuole farci perdere, quindi meno 22, va bene. Con chi stavo giocando? Ah, un 6100, troppo scarso, so che ragazzi trovo sempre deck contro. Vediamo un po' questo, ah, qua è il mio Pekka Ram, direi di no. Il logbait, io il logbait ce l'ho già. Dovrei averlo qua. Proviamo il logbait, dai, vediamo un po' il logbait.
Robetta è un mazzo che funziona sempre, io non so utilizzarlo, ragazzi, quindi non insultatemi troppo se parlo delle giocate ignobili, però ci si prova, è divertente. Dai, Iwi, vediamo un po'. Ovvio. Vabbè, qualche dannetto abbiamo fatto, dai. Poteva andare meglio, poteva andare anche peggio, però qualche dannetto ce lo siamo fatti. Mettiamo l'High Spirit e carichiamo la principessa, almeno ci difenderà. Quello lì sarebbe bellino difenderlo con... Ecco, appena detto, eh. Va bene. Tu vuoi giocare così e io tiro all'attacco. Ottimo. Bei danni, qua sono bei danni, eh. Questi sono bei danni, sinceramente. Io solamente quelli quasi provo a non difendere. Abbiamo resistito bene, risparmiato 3 di Elisir. È stato un po' rischio, però aia. Vabbè, non è un problema. Lui adesso metterà qua certamente la gang. Non mette la gang, ecco la gang, ovvio. Mettiamo questo. E io voglio che mi mantenga in vita tutto, più o meno, eh. Ok, High Spirit. Andiamo subito con il barile. Stavolta l'ho messo, l'ho pulciato anche bene. Io qua inizialmente mi lascerei stare. No, dai, provo a salvarla. Probabilmente non dovevo, però voglio vedere se riesco a fare due colpi con... Bello. Bello. Allora, Inferno Tower. Ottimo, direi. Io vorrei metterlo davanti e... Io sparerei un rocket cattivissimo proprio qua centrale. Bello, bello il rocket. Questo è stato un bel rocket, bisogna dirlo. Questo è stato un bel rocket. Io metterei un'altra torre inferno, giusto per... Qua devo solo difendermi, eh. Tendenzialmente devo difendermi. Se riesco a difendermi bene... No, non dovevi colpirmelo. Ma che sfortuna! Vabbè, abbiamo comunque il vantaggio, eh. Torre inferno laterale, così si mette la Gaming Gang, non me la tocca. Mannaggia, non ci voleva, eh. Qua un rocket cattivissimo. Va bene, bel rocket da parte mia, Goblin. Ottimo, bei danni stanno entrando, dai, piano piano. Inferno Tower. Così se per caso, esatto. Andiamo all'attacco. Non è infattibile, eh? È difficile, ma non è infattibile. Ma io direi che un barile qua ci sta tutta la vita. Un bel barile, secondo me. Io metterei davanti questo e aspetto. Vediamo un po' se riesco a girare velocemente. Inferno Tower, bravissimo. Vieni qua, Ciccio. Tu devi fare in modo che quello non mi venga toccato. Bello, bello, questo ho girato bene, ragazzi, eh. Non mi si può dire niente, questo ho girato bene. A Goblin. Torna indietro, Ciccio, please. Beh, dai, io sto girando bene, sto difendendo bene, non sto facendo errori enormi. Probabilmente c'ho il matchup, voi direte, non lo so, sinceramente c'ho il matchup, non ne ho idea. Io mi preparo per sicurezza la razzo, ma non serve.
ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa, dai, almeno una vittoria. Ragazzi, su tre partite, una vittoria. Si poteva andare meglio, nulla da dire. Però, dai, ci siamo divertiti. Ragazzuoli, detto qua, io vi ringrazio, aspetto i vostri commenti qua sotto, spero che questa tipologia di video possa piacervi, se vi piace ditemelo, porterò deck sempre diversi, magari aiutando qualche sfida, e niente, io direi che vi saluto con il mio solito addio e grazie per il pesce, condivisione, commento e mi piace. Ciao ragazzi!